Ciao a tutti ragazzi del JTF Clan, io sono JTF Retentive e oggi sono qui con un grandissimo ritorno qua sul canale del clan, sono qui con Dino infatti. Aiuto! E oggi siamo qui a portarvi quello che credo che sia un record italiano, ovvero il primo doppio nuclear fatto su Call of Duty Black Ops 4, l'ha fatto il qui presente Dino. Ciao, sì, l'ho fatto ieri sera. No, dipende quando è che lo carichi. Lo carico oggi, quindi sì, l'hai fatto ieri sera. L'ho fatto ieri sera. E nulla, siamo qui a portarvi questo gameplay, molto probabilmente un record italiano, anzi quasi sicuramente, mi informerò e poi al massimo lo metterò nel titolo se dovesse essere un record italiano. Ho cercato un attimino, non ho trovato nulla, e quindi penso che sia a tutti gli effetti un record italiano. È stato fatto su veterano, in gruppo da due, quindi non è in solo, e l'arma è un pochino strana. Facci un attimino a spiegare, Dino, che cosa significa questo gameplay, ecco per te. Molto semplicemente dovevo fare le mimetiche, mancavano gli headshot col KN e niente, ho giocato veterano perché è più facile fare headshot e è uscito questo, quindi niente, lucky. Io devo dire che odio il KN con tutto il mio cuore perché è un'arma scandalosa. Ieri sera ho provato a giocarci per fare un po' di headshot anche io, perché sto facendo anche io le mimetiche, e le mie partite erano tipo 13-25, qualcosa del genere, perché quest'arma in core non shotta neanche se avete la 200 miliardi di mega. Cioè, devo dirvi che io ho la gigabit, non li tiro giù con quest'arma, non me ne va giù uno, e quindi sono abbastanza contrariato del fatto che Dino è riuscito a fare questo gameplay con il KN, ecco. Dato che Dino non si sente da molto molto tempo su questo canale, volevo andargli un attimino a chiedergli, più che altro per farlo sapere a voi, perché io so già che fine ha fatto, ecco. Allora, io per un po' ho fatto competitive, come sapete io giocavo con la tastiera, e da quando ho cominciato a fare competitive mi sono un po' adattato col pad, ho giocato per 2-3 mesi col pad, è andato anche abbastanza bene, poi però comunque mi sono un po' stancato, adesso sono un po' in una fase di stallo, gioco più che altro per divertirmi, un po' a COD, a Overwatch e Fortnite neanche tanto, comunque sì, gioco più che altro per divertirmi adesso. Quindi sapete un attimino che fine ha fatto. Vabbè, sì, l'anno scorso ci sono stati un po' di casini, ma credo che al momento siano superati, anche perché credo che appellarsi alle cose di un anno fa sia una cosa abbastanza infantile, ecco, soprattutto se quello che era un anno fa la community non esiste più, e in questo momento noi diciamo che stiamo ricreando con il nostro canale il clan, e allo stesso modo non vogliamo ricreare quell'ambiente della community che c'era un anno fa, perché devo dire che adesso è molto 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 meglio, ecco. Non so se te ne sai qualcosa, non credo, però. No, sono d'accordo con te. Parlando d'altro, siccome è uscito Black Ops 4, il grandissimo argomento di questi giorni è Black Ops 4, te cosa ne pensi? Il tuo punto di vista, dato che te sei un player di COD da molto tempo come me, dici un pochino le tue impressioni su questo Call of Duty, dato che comunque vedo che ci stai giocando, oltre agli altri giochi, penso che ti piaccia, ecco. Allora, sì, mi piace, però ovviamente come in ogni COD non mi piace la gente che ci gioca, perché rovina il gioco, secondo me. E parlo del, cioè, è un gioco che ci sta. Alla fine l'unico problema secondo me sono certi gunfight che sono abbastanza ridicoli, magari spari per primo e poi ti tritano, quindi vabbè, sì, però alla fine sì, non è un gioco in cui c'è uno skill gap altissimo, però alla fine non è neanche male, cioè è abbastanza divertente. Devo dire che io ho trovato molto divertente da giocare la modalità Chaos Deathmatch a squadre, quella dove c'è sia Deathmatch che uccisione confermata, perché è molto molto giocabile, abbastanza scialla, si può andare lì a fare le mimetiche. Se invece si prova ad andarle a fare su dominio, si tilta e non è una cosa molto positiva, ecco. In questo caso Dino stava facendo su dominio veterano e gli è uscito questo gameplay totalmente a caso. Se vedete era anche in gruppo da due, quindi non è che stava trappando i nemici o qualcosa del genere, ecco. Di conseguenza gli è uscito molto a caso, è stato molto lucky. Ieri ne stavo parlando con lui dopo che mi aveva fatto il commento sugli standard dell'RC. A proposito, raga, se non avete visto l'RC andate a vederla, io gli faccio: beh, nessuno ha ancora fatto un doppio in Italia. Dino mi ha scritto: mi stai sfidando? Dopo un paio di ore mi manda la foto che ha fatto il doppio, quindi GG. E nulla, volevo anche chiederti, dato che comunque abbiamo circa ancora un minutino barra due, se fosse possibile un tuo ritorno magari in futuro, dato che penso che molte persone sarebbero contente di questo, perché attualmente Dino mi ha dato questo gameplay, però non è un membro del clan, ecco. Sì, allora, come player dubito, però se magari ci dovesse essere qualche altro progetto, comunque, se come voi ricorderete, spettatori cari, a me piace molto molto streamare, quindi magari diventare uno streamer se ci fosse la possibilità, magari se la community cambia un po', se ci riesce a fare qualcosa di veramente veramente carino, ci potrebbe anche essere.
Quindi, raga, questo è un commento paraculo. Lasciategli like perché così magari torna. No. A parte gli scherzi, scusatemi se prima avete sentito un suono del ding di Windows, però purtroppo sto registrando lo schermo perché Dino non ha un programma per registrare. Siccome non fa video da tanto tempo in maniera seria, ha disinstallato tutto e di conseguenza sto registrando io la voce. Quindi scusatemi anche se la qualità dell'audio non è il top. Il video sta giungendo al termine, raga. Dino mi ha chiesto di essere spammato, quindi passate dal suo canale. Sì, bravi, bravi. Passate dal mio canale. E nulla, vi chiedo di lasciare un bel like, come già detto, un commentino se siete contenti di questo comeback qua sul canale del clan di Dino. Adesso vedrete le medaglie, non so quanto durerà, se dovrò fare dei tagli. In ogni caso, bella. Bella. I GTF, oh, ti ammazzati, ti sparati. Quando arrivo devi farmi passare.